Sono sempre stato allergico a sfogliare il povero libro della mia vita, ricco di mistero e di contraddizioni. Pioniere dell'accoglienza e della risposta al disagio giovanile, Don Enzo Boschetti è una delle figure che spiccano nel panorama della Chiesa e del mondo della solidarietà degli ultimi 30 anni. Un uomo affabile e rigoroso, umile e coraggioso, silenzioso e capace di amicizia, che ha lasciato un'impronta indelebile nella società pavese e negli altri contesti dove l'opera da lui iniziata si è sviluppata. Enzo Boschetti nacque il 19 novembre 1929 a Costa dei Nobili, in provincia di Pavia, secondo dei tre figli di Esterina e Silvio Boschetti. Gli anni della fanciullezza e della prima giovinezza non furono esenti da fatiche e povertà. Il padre, autotrasportatore, era spesso assente e la scuola non riusciva a catturare l'interesse del piccolo Enzo. Mentre la sua intelligenza pratica non favoriva un buon rapporto con lo studio, Enzo si distingueva già dai coetanei per un carattere riservato e una naturale inclinazione ad aiutare il prossimo. Da Don Luigi Giorgi, parroco del suo paese, iniziò giorno dopo giorno ad apprendere quella pedagogia della carità quotidiana, fatta di piccoli ma significativi gesti di cura e solidarietà, che contraddistinguerà sempre il suo operato. A 17 anni partecipò con l'Azione Cattolica Pavese ad un corso di esercizi spirituali organizzato dai padri gesuiti a Villa Sacro Cuore a Triuggio. Questo momento segnò l'inizio della sua conversione verso una vita interamente dedicata alla sequela del Signore. Entrò come frate nel Carmelo Teresiano. Gli anni al Carmelo furono fondamentali per la sua maturazione. Si nutrì dell'insegnamento di maestri della preghiera contemplativa, svolse i lavori più umili ed entrò a contatto diretto con ogni ceto sociale. E sempre qui, il 15 gennaio 1956, emise la professione solenne dei voti. Espresse la disponibilità a servire l'ordine in missione e il 24 febbraio del 1956 salpò dal porto di Napoli per raggiungere la missione carmelitana in Kuwait. Qui ritornò pressante in lui la vocazione sacerdotale. Dopo un lungo e travagliato percorso interiore, lasciò con grande sofferenza l'ordine carmelitano e si avviò nella formazione sacerdotale, che avvenne negli ultimi 2 anni di studi a Roma. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1962, fu destinato come curato a Chignolo Po, in provincia di Pavia. In paese ci si stupiva per la sua capacità di dialogare, discutere e coinvolgere in momenti formativi e ricreativi sia bambini che adulti, vicini e lontani dalla parrocchia. Dopo 2 anni accettò un nuovo incarico presso l'oratorio della parrocchia Santissimo Salvatore a Pavia. Situata in una zona di transito e nei pressi della stazione ferroviaria, la parrocchia era molto vivace e nel tempo era diventata un punto di riferimento per gli adulti e ragazzi del quartiere, anche grazie alle attività dell'oratorio. La zona era frequentata da immigrati senza fissa dimora e dai primi tossicodipendenti, per i quali la vicina stazione era diventata un luogo di ritrovo. Don Enzo Boschetti era profondamente turbato da questo disagio che lo circondava e nel 1968 accettò di buon grado di spostarsi anche come abitazione in un seminterrato sovrastato da palazzi nuovi. Qui impiantò un piccolo oratorio per poter seguire di giorno i ragazzi del rione e ospitare di notte, in modo anonimo e clandestino, i senza fissa dimora e i primi giovani che cominciavano a far uso di sostanze stupefacenti. Cominciò così quella che lui definirà l'avventura del servizio. In completa povertà e animato solo dalla carità e dalla fede nella provvidenza di Dio e aiutato solo da alcuni laici volontari e dagli stessi giovani accolti. All'inizio si trattava di un'accoglienza poverissima. Non c'erano letti, ma erano sufficienti un piatto caldo, una coperta e un tavolo da ping pong su cui adagiarsi per ridare calore e speranza. Questo suo modo di fare carità fu però criticato da alcuni del quartiere, poiché ritenevano pericoloso che gente poco raccomandabile si aggirasse in prossimità delle loro abitazioni. Il Don
come era chiamato dai suoi ragazzi, non si lasciò scoraggiare e proseguì senza indugio l'opera di assistenza appena iniziata. Presto, però, sentì la parola e il concetto di assistenza troppo stretti. Era fermamente convinto che gli aiuti materiali non fossero sufficienti a far riguadagnare autostima e dignità alle persone emarginate. La vera sfida si poneva a livello educativo. Nel 1971, grazie ad un lascito, nacque Casa Madre, la prima vera comunità residenziale. Nello stesso anno si costituì l'associazione Piccola Opera San Giuseppe, avente come finalità l'aiuto della comunità per il recupero sociale, morale e cristiano dei giovani in situazioni di disagio. Al moltiplicarsi dei problemi si accompagnò un aumento costante del numero dei volontari impegnati, che donarono se stessi nel servizio ai bisognosi. Lo stile di vita proposto da Don Enzo generò vere e proprie vocazioni. Per alcuni giovani che si erano avvicinati per svolgere un periodo di servizio, la comunità non fu semplicemente un momento di passaggio, ma si tradusse in una profonda scelta di vita, caratterizzata da una forte spiritualità e dal servizio a tempo pieno e alla pari. Dal 1971 al 1993, Don Enzo fondò circa 15 comunità in Lombardia e Piemonte, accogliendo i senza fissa dimora e i tossicodipendenti, ex carcerati ed alcolisti, minori, malati psichici, ex prostitute, rilanciandoli così verso una libertà vera attraverso la condivisione, il lavoro, la formazione, il tempo libero e lo studio, e non ultimo l'approfondimento della propria esperienza di fede. L'infaticabile farsi carico dei problemi e delle preoccupazioni vive e concrete degli altri, la gestione sempre più articolata e complessa delle case di accoglienza incisero inevitabilmente sulla sua salute. A settembre del 1992 gli fu diagnosticato un tumore al pancreas. Nei mesi successivi subì frequenti ricoveri in ospedale per sottoporsi a cure chemioterapiche e nello stesso anno furono ordinati i primi due sacerdoti provenienti da esperienze di servizio all'interno dell'opera. Don Enzo morì il 15 febbraio 1993. Una processione sempre più numerosa accompagnò la salma fino al Duomo di Pavia, dove furono celebrati i funerali. Tantissime persone di ogni estrazione sociale, tutti accomunati dal desiderio di salutare per l'ultima volta un umile sacerdote che nel nascondimento e nella carità silenziosa seppe fare molto per la Chiesa, per la società e per i poveri. Il 15 febbraio 2006 il Vescovo di Pavia, Monsignor Giovanni Giudici, raccogliendo la richiesta della comunità Casa del Giovane e di moltissime altre persone che avevano conosciuto l'umiltà e la bontà di questo prete amico dei poveri e padre dei giovani difficili, ha aperto la fase diocesana del suo processo di beatificazione, che si è conclusa il 15 febbraio 2008 e ora prosegue presso la Congregazione Vaticana per le cause dei santi. La comunità da lui fondata, in questi anni, ha portato avanti la non facile eredità lasciata da Don Enzo, sviluppando le risposte al sempre più mutevole disagio giovanile e continua tuttora a proporre una cultura e uno stile di vita alternativo, proteso a costruire nella Chiesa e nella società attuale quella civiltà dell'amore preannunciata nel Vangelo di Cristo.